Passiamo ora a Salvatore Lo Russo, che è ordinario a Bologna di chimica dell'ambiente e dei beni culturali, si occupa da anni di queste intersezioni sotto l'angolatura particolare della chimica. Fra i suoi lavori c'è un libro che si chiama Le metodologie scientifiche per lo studio dei beni culturali. Il suo tema di oggi è la chimica nell'arte, per ragioni sia della sua imminente partenza sia del tempo, che siamo un po' in ritardo con la nostra tabella di marcia, direi che lo avremo per 10 minuti più o meno. Grazie. La prima è collegata a questa intensa, ma molto intensa mattina, questa occasione particolarissima. Nel lungo tragitto della mia vita accademica ho assistito a parecchie inaugurazioni di anni accademici, ma debbo ammettere, lo faccio con grande piacere, che motus animi atque corporis mi ha pervaso, soprattutto nell'intervento evidentemente del direttore della scuola normale e anche con la vicinanza del tessuto territoriale, fondamentale, soprattutto per, come è stato sottolineato, i giovani, linfa vitale per ciascuno di noi formatori, la cui funzione è quella di formare, ma ben venga che si intraveda con qualcosa in più un collegamento stretto con il territorio. Seconda considerazione, vi ponete questa domanda? Ancorché tecnico, ormai non sono più un chimico, sono hybrid. Vivendo nella seconda facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, che è seguita la prima in Tuscia, Viterbo, quando l'intento e l'obiettivo era fare in modo, e mi rimetto a quanto diceva il caro amico e collega professor Enzo Barone, che ringrazio per l'invito, ma ancor più per quanto ha permesso e ha catalizzato il direttore professor Beltran. Istintivamente sarei stato portato a mettere l'accento su Beltran, poi mi è stato detto dai suoi collaboratori che l'accento è sulla E, vedo che ci tiene a. Dunque, e non è un dunque conclusivo, ma raggruppa, perché non prendere in esame il titolo reale virtuale, punto interrogativo. Che cosa ho voluto mostrare da un punto di vista tangibile? La tela, un olio in tela, Le nozze di Cana di Paolo Veronese. Il reale, il virtuale e sul prosieguo le fasi della costruzione di quella opera riprodotta, computer technology. Per dirla con il professor Settis, che ringrazio perché finalmente ho potuto incontrarlo direttamente, fino ad ora a sponda, in contropiede, oppure come si fa in biliardo, appunto a sponda, finalmente, e sono stato molto contento di incontrarlo, l'opera riprodotta, indistinguibile dall'originale, fu detto dal professor Settis. Mi dica se effettivamente è così, perché così ho potuto ascoltare, leggere. Indistinguibile. Tant'è la chimica, nell'ambito delle scienze sperimentali, perché ci sono anche le scienze umanistiche, scienze, e riprendo il concetto di Enzo Barone. La chimica può dare una risposta? E se la può dare,
come la può dare? Nell'ambito della non scienza e arte, come ebbe a dire qualche settimana fa nel Congresso Nazionale di Chimica della Società Chimica Italiana, ma scienza e arte. Sì, perché, ed è un altro tratto estratto, scusate il bisticcio, dall'invito che mi è pervenuto, confronto interdisciplinare. Ho apprezzato molto il termine interdisciplinare e non multidisciplinare. Perché? Perché il secondo è una sommatoria di discipline. Il primo è un'integrazione, un completamento. Di più, un bisogno vicendevole, ho potuto constatare prima in umiltà, umanamente parlando e poi scientificamente. Dunque, completando il primo slide, dal trattato della pittura di Leonardo si prova la pittura essere filosofia, perché essa tratta del moto dei corpi e della prontitudine delle loro azioni. E accanto l'uomo vitruviano e quindi l'illustre, il più illustre, che rappresenta la coincidenza, e perché no, la presenza in un genio della scienza e dell'arte, con l'espressione che evidenzia non solo il concetto della interdisciplinarità, che continuano a scrivere e a emettere con la E, è una senza E, without I, interdisciplinarità, ma anche corrispondentemente a quello che ha voluto significare, ecco che mi rimetto nel titolo, l'arte e la scienza collegato alle antiche frontiere. Ce la facciamo? Sì. Confronto interdisciplinare? Sì. Ma confronto interdisciplinare se, per affrontare le complesse e numerose problematiche nel settore dei beni culturali, è fondamentale un'alleanza non più rinviabile fra scienziati e umanisti, perché i primi non perseverino nella rimozione dei classici e i secondi sanino il loro deficit. È uno stralcio di due lingue, di un'unica cultura, di Ivano Dionigi, che è l'attuale magnifico rettore dell'Università di Bologna. In relazione a reale o virtuale, mi è piaciuto, permettetemi questo termine, sono stato incentivato, e lo farò in questi in questo lasso di tempo così breve, mi è stato detto 10 minuti, secondo me sono già trascorsi, ma comunque, passare in rassegna e evidenziare se effettivamente la scienza e l'arte, l'una abbia avuto bisogno degli altri, dell'altra, e se effettivamente hanno interagito attraverso i secoli, e ve li mostro, con alcune immagini che testimoniano come effettivamente l'una ha avuto bisogno dell'altra, fino a giungere al Novecento, e perché no, a due emblematici personaggi, Einstein e Picasso. Punti di vista in partenza diversi, ma punti di arrivo concomitanti. Allora viene di conseguenza che, come ho detto prima, arte e scienza, viene di conseguenza che si parte da due punti differenti, da due pareri differenti. Badate, ho detto pareri, ma sto parlando soprattutto di valutazione soggettiva, e ne avete avuto un esempio
veramente, veramente trascinante da chi mi ha preceduto, e valutazione soggettiva, e valutazione oggettiva, ovvero valutazione che sulla base di un'analisi stilistica, estetica, storica, iconografica, soggettiva dunque, c'è una oggettiva con l'impiego di apparecchiature fondamentalmente, ma non esclusivamente, non distruttive, non manipolative, non invasive, per quanto è possibile si evita di fare il prelievo, ancorché io aggiungo sempre educato, sull'opera d'arte, per giungere a un giudizio. Su questo il cuore scientifico, e non solo scientifico, fisico, palpita. Giudizio, perché come diceva negli anni Ottanta Carlo Giulio Argan, vedo che il coro mi ha completato, tutti non continuate? Faccio io. È perché mi pareva di tutte le opere d'arte sono manufatti, ma non tutti i manufatti sono opere d'arte. E su questo si basa la possibilità, e insisto, che la valutazione soggettiva, insieme con la valutazione oggettiva, giunga ad una verità. La quale verità, sempre mi ripeto e vi garantisco, e mi scuso se lo ripeto, in umiltà. Perché se c'è una casta, chiamiamola così perché da sempre, accademica, che ancheggia, mi permetto di dire, sul concetto di umiltà è proprio lei. Vedo un movimento piuttosto scuotente del coordinatore. Tengo soltanto a precisare, nella sequenza velocissima, che perché non considerare, per quanto ho detto, il valore olistico del bene culturale come sommatoria di valori che coinvolgono aree diverse, ovvero l'area storico-umanistica, l'area filologico-filosofico-sociale, l'area tecnica-economico-gestionale, area legale-identitaria. Avevo portato come esempi due, purtroppo isn't possible. Uno, la Gioconda senza colonne. Gioconda senza colonne vi riporta alla Mona Lisa Gioconda. Bene, tra i vari manufatti che sono pervenuti nel laboratorio lungo il corso di tutti questi anni, è giunto questo manufatto, il quale, ve lo mostro al volo, evidenzia da parte di una valutazione soggettiva. Vi parlavo dell'autenticazione di un'opera d'arte, vi parlavo di casi quali 1, 2, 3, vi parlavo in seguito a questo, ecco la Gioconda con colonne. Ebbene, qual è, a seguito delle varie interpretazioni che i vari esperti storici dell'arte hanno dato relativamente alla Mona Lisa che è conservata al Louvre? Prima possibilità, Leonardo l'ha eseguita prima con le colonne, uno. Due, sono state aggiunte dopo. Tre, l'esecuzione da parte di Leonardo in una seconda Mona Lisa. Come si pone la sequenza delle domande? E con questa vi lascio dicendo, si riconduce la suddetta al genio leonardesco? A un suo seguace? A una copia della Gioconda conservata al Louvre? A una seconda opera di Leonardo? A una copia di quest'ultima? Dunque, e le dita di una mano non bastano. Autentico, originale, copia, replica, a firma di attribuito a falso, riprodotto, e per intenderci il caso di cui vi ho mostrato all'inizio. Io ho finito, se mi permettete 30 secondi, o meglio, se
il coordinatore, mi permette 30 secondi, solo per dire che è in fase di collaborazione sul prosieguo di quanto vi ho mostrato, il progetto di ricerca su tecnologie diagnostico-analitiche informatiche con la collaborazione del qui presente professor Enzo Barone, che rappresenta evidentemente questa sede, CETMA, che è un consorzio di discipline, ma non solo, di attività nell'ambito informatico, e poi il nostro laboratorio. Come non terminare dicendo, ma questa volta è vero, come non terminare dicendo che, e ho bisogno, mentre lo dico, dei miei occhiali perché il tempo lascia il segno. Ricchezze vere, così ho aperto quel fascicolo che ho dato al direttore della scuola, mi sono permesso, perché leggendo le prime due righe tu possa, caro Fabio, chiudere gli occhi tranquillamente per l'interesse che può scaturire da quel fascicolo. Ma comunque, aprendo Journal Conservation Science in Cultural Heritage, journal che ormai è diffuso nel mondo intero, scusate questo tono narcisistico, ebbi a scrivere così. Ero più tenero, ovvero ero molto più giovane. Ricchezze vere sono la saggezza e la conoscenza. Principio della sapienza, il desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione e l'amore. Per quanto e per quello che si fa. Grazie, ho finito. Grazie.